nuovo presidente del consiglio. Ma come è entrato volevo in disco? Ringraziare le Coraline per questa canzone Res Publica. Vabbè, ma come fai il DJ? Sono contento di poter iniziare Conte il mandato presidente Conte e di offrire al paese la mia capacità. Bene. La mia grazie professionalità. Sì, presidente. La mia bravura. Sì. La mia preparazione. Ba, presidente, il mio ho capito, vabbè. Impegno. Sì, le mie abilità. Ce lo lasci dire a le noi. Mie, sì, di te. Ma, sì, ten, la mia esperienza, la mia destrezza, mi la mia maestria. Presidente, tutte doti che si desumono dalla semplice lettura del mio curriculum. Sì, però presidente, ce le lascia dire a noi queste cose, il suo curriculum. Curriculum che ho appena aggiornato con la dicitura statista di lungo corso. No, addirittura di lungo corso. Professore, dai, dica qualcosa agli italiani almeno. Visto allora che voglio dire questo. Ecco, dica. Italiani, sono tornato a essere il vostro avvocato. Grazie. Ma non solo. Ma? Sarò anche il vostro cosa? DJ. Ah. Sarò anche l'ha dimostrato prima. La vostra bodyguard. Addirittura. Beh, questa sarò è bello, anche il vostro igienista dentale. Sarò anche il vostro parente di terzo grado che viene dall'Argentina. Addirittura. Sarò il vostro autista di pullman. Grazie presidente. Sarò il quarto compagno di paddle. Noi la ringraziamo sarò tantissimo per quello che lei sarà. Il vostro prestanome per evadere le tasse. No, ma sarò no, il vostro pizza rider. Addirittura. Sarò che cosa il vuole? Il vostro copilota nei rally. Sarò beh, per chi lo fa? Ho il capito. Il vostro impiegato alle poste. Vabbè, noi la salutiamo. Sarò il vostro saliere che vi dirà che faccio. No, 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 il salumiere che faccio lascio, no. Arrivederci, presidente. Mi annunciate perché ho già al telefono Barbara D'Urso, così? Barbara, 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 Barbara D'Urso! Io non so se avrà apprezzato, Ciao, Fiore! Non so se hai sentito cosa ti hanno fatto i gemelli di Guidone. Ho sentito, sono bravi, bravi, bravi. Ciao, belli, 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 belli. Fiore, ma sei tu, Sono sempre io, sì. No, perché ho Putin che mi tampina per essere intervistato da me. Ci credi che mi tocca fare la voce di Di Maio per levarmelo? Cioè, tu vuoi dire che Putin ti chiama? Certo, Fiore, ho la fila. Addirittura. Non so più come smaltirli. Che sì, perché vogliono tutti venire da me, mi devo nascondere in un posto sicuro, tipo? Quasi quasi vado ospite io a Domenica Inn, così lì è sicuro che non mi vede nessuno. Ti prego, fammela godere questa qui, la voglio mandare, la registrazione di questo momento alle sorelle Parodi. Io saluto col cuore. È che sono carica, Fiore. Ti sento, sei carichissimo. Sono carica, 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 perché Di Maio e Salvini li dovevo cercare io. Invece adesso sono loro che mi vengono a domicilio. Senti, visti? Sì, ma infatti ho visto che adesso si fanno vedere, ma quindi ne ospiterei altri politici? Certo, mica lo spema. Sarà con noi Giorgia Meloni. Sì. Mancato ministro. Mamma mia, oh, chissà come. Ma tu sai fare la limitazione della Meloni quando dice ridicoli? Provaci. Ah, ridicoli! Ma è piaciuta, Fiore? Sei brava! Ti posso dire, Barbara, anche grazie, come imitatrice, prova a fare la venia, vediamo se ce la fai, Barbara. No, te prego, lo sai che mo ci torno io Domenica Inn, a proposito, pure io saluto le parole col cuore. È uguale. Brava, è Barbara. Piaciuta, Fiore? Ma sei brava, 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 eh? Ma grazie, grazie, grazie. Allora, dicevi della Meloni? Ministro, Meloni, mancato ministro della difesa, sì. Le chiederemo se su questo ha influito la sua proposta di riprenderci l'Istria e Fiume a suon di ciabattate. Addirittura. Senti, cambiamo argomento, perché sai che a me il Grande Fratello piace, però Pomeriggio 5 è il mio preferito. L'argomento tanto è sempre quello, Fiore. Qual è? Qualunque programma, i miei programmi sono tutti uguali. Cambi programma ma non cambi. Senti, argomento. Mi dici il motto, il tuo motto che mi piace tanto. Piangeremo, rideremo tutto, tutto questo senza un motivo. Fantastico. Allora, di cosa parlerete? E allora, non mancheranno le succose polemiche sul mio Grande Fratello? Beh, quello che sta andando alla grande, alla faccia di tutti i gruppi animalisti che dicono che maltratto i miei ragazzi.
scusa, Dante sta per svenire. Mi prego, salvatemi. Ciao Dante. E poi avrò ospite Renzi. No! Renzi, signori. Quello lì. Sicuri. Esatto, da te in Pruneta verrà. Che farà? Perché Renzi, dopo la costituzione del nuovo governo, ci verrà a parlare di una nuova scissione interna. Cioè? Il suo fegato se n'è andato! Oddio. Senti, ma momenti di spettacolo non ne fai più. Ecco, a seguire trionfo dei sentimenti. Cioè? Un ballerino di flamenco sì? che al posto delle nacche usa due dentiere di corto del nonno e della nonna. Voglio dell'acqua. Trionfo dei sentimenti, signore. Scusa, ma per un attimo ho visualizzato la scena. Che le ripone nell'acqua la sera. Così, umide suonano meglio. Che si sente. Niente. Veramente grazie del buon umore che ci regali. Grazie non solo a Barbara D'Urso, ma anche a Gabriella Germani. Grazie. Brava. Elisa Isoardi. Basta. Silenzio. Avete rotto. Lo so che siete voi. Che Odino vi fulmini. Scusi, Odino. Sì, tanto si calmi. Chiedo scusa per averla scambiata per essa Fornella. Fiorello? Sono io. Perché? Chi pensa? Scusa, pensavo fossero i mercati. Ah. Da due giorni c'è qualcuno che chiama al telefono. E rispondiamo, ci fa una pernacchia e ributta giù. Lo so che sono i poteri forti. Festlega, allora, non è il momento comunque di perdere la calma. Lei lo sa. Adesso si parte veramente. Non è contenta. C'è il governo, il suo Salvini. Sì. Il ministro dell'interno fino a due minuti fa c'era, poi chissà. Mattarella si è piegato alle nostre richieste, Savone nel governo. E che fa? In qualità di portapenne, ma c'era. Portapenne, vabbè. Comunque Matteo ha saputo mantenere la schiena dritta. Devo dire di sì. E non ha perso l'unico vero valore che è sempre stato il suo faro guida. Cioè? Far sfigurare Di Maio. Povero Di Maio, la sera ha gridato all'impeachment, la mattina dopo cantava Mattarella e meglio Pelé. Come verrebbe i gemelli? Mattarella e meglio Pelé. Ci hanno fatto un mazzo tanto per l'avere il governo. Prego, scusi. Matteo, no, prego, fratello. L'ho contato anch'io stamattina sotto la doccia. Matteo l'ha talmente intortato che Di Maio ha iniziato a convincersi che è nato a Busto Arsizio. Senta, come sta Matteuccio suo? Matteo sta bene, ma in questi giorni è stata dura, Fiorello. Sì. Eravamo sempre circondati da fotografi ed io che voglio stare nell'ombra mi sono dovuta mettere sulla sua schiena e fingere di essere uno zainetto. Ma quindi aggrappata stavi? Aggrappata come un koala, Fiorello. Ma ora finalmente il governo verde con nuance gialline di Matteo e quell'altro. Sì, quella. Parte davvero. Wow. Abbiamo pure cambiato le pile a Conte, così non si ferma più sul più bello. Ma come le pile? In che senso? Sì, noi abbiamo messo quelle a lunga durata perché alla prima verifica su dove trovare 100 miliardi per le riforme, sto governo finisce come un Teletubbies in un match con Tyson. Addirittura, incredibile. Il telefonino. Scusate, Matteo. Squilla il cellulare. Chi? Ciao amore, hai iniziato a lavorare sull'autodifesa? Bravo, sì, studia il punteggio per dare premi a chi becca più immigrati. No, dai, su. Ciao amore, ci vediamo a casa. Ciao Fiorella. Grazie.